qualche cosa nello schema della tragedia che è un riferimento costante con la nostra vita, però in situazioni tragiche, però ci piace. Perché ci piace? E Freud se lo chiede proprio, no? Perché ci piace? Ah, comunque, adesso quello che pensa è il riconoscimento che si dice galattico, no? Cioè c'è quasi scrollare poi anche. Esatto. Che poi è legata, no, a quell'idea, per esempio, quando Artemidoro, no, che scrive quel manuale dell'interpretazione dei sogni, e io sogno un bambino, ci sono due versioni, io sogno un bambino, quindi devi essere contento perché sogno anche di fresco, di giovane, eccetera eccetera, no? Quindi c'è uno slancio in me. L'altra che dice no, è il bambino, il sogno, tu sei fatto, il bambino sta nel sogno, quindi tu quello che hai sognato veramente è che la giovinezza, la freschezza è nel sogno. Qualcos'altro da te. È un'altra cosa da te, quindi tu sei un'altra cosa. No? Appunto, è interessante come Artemidoro può fare delle osservazioni psicologiche che noi oggi possiamo considerare acute. Lui ha fatto moltissimi secoli fa, in tutt'altri contesti. Appunto, questo dice che attenti alla storicizzazione. La storicizzazione non significa che tutto nasce e muore nel suo tempo. Esistono tempi lunghi, larghi. Certo, è perché loro ce l'hanno. Cioè, quindi da una parte c'è sostanzialmente la libertà di morte, che dicevi sulla... che è molto vicina poi al fatto naturale, nel senso di mancanza di decisioni, di consapevolezza, no? Perché io ho la sensazione, che poi riporto sempre tutto alla mia persona, che in questo momento la cosa sia molto più grave che nel passato, cioè uno sfollamento totale tra la possibilità, quando tu parlavi di della volontà, parlavi della volontà di forze organizzate che adesso non esistono, quindi c'è la sensazione costante di un universo completamente scollato da noi, cioè va avanti, proprio quella sensazione di indipendenza, di necessità. Intanto noi siamo immersi. Sì, veramente si tocca con mano. E poi volevo riportare una cosa che mi è successa questa mattina. Quando tu parlavi del senso di responsabilità che in qualche modo ci collega a una realtà che noi facciamo vivere, che poi è la realtà che invece ci, cioè, è contro di noi, no? In questo momento, affinché la pubblica amministrazione cosiddetta, perché poi noi sappiamo che è sempre un assalto da parte degli imprenditori, così smaccato, io sono stata a una conferenza, vabbè, io ci sono stata perché dal punto di vista sindacale è sempre interessante vedere cosa ci hanno in mente, e ci sono state delle frasi proprio rivelatrici del fatto che ormai, cioè, proprio ci hanno campo libero, cioè io, a parte che fisicamente ho avuto la sensazione proprio della rapacità, cioè, cioè ormai è tutto nostro, eccetera. Praticamente non l'obiettivo è prossimo. No, no, ma proprio di sfruttare al massimo gli ultimi pezzetti, insomma, certo. Proprio andare. E comunque l'obiettivo prossimo rispetto appunto a quello che resta poi del cosiddetto stato sociale, è le pubbliche amministrazioni, mentre finora il lavoratore entrava e secondo loro, cioè secondo loro, cioè a loro scocciava questa cosa, comunque lasciava il cuore fuori del posto di lavoro e lavorava, cioè, invece adesso ci deve mettere il cuore, così come succede in Giappone, no? No, dove mettere. E praticamente c'è questa stretta a spremere, cioè proprio anche tutta la parte che uno ha servizio naturalmente del capitale. Quindi niente, è stata un'esperienza molto interessante perché vedere da vicino questi soggetti che poi dal loro punto di vista appunto la libertà e comunque la sensazione di
cioè quella parte di umanità che a noi è preclusa, no? Di essere vivi, comunque di decidere, di, in qualche modo allora è rimasta, anche se in maniera appunto brutale, cioè non brutale, comunque, vabbè. Eh sì, brutale. La giungla, diciamo, però. E niente, volevo un po' riportarvi questa mia esperienza. Ma a me sembra anche interessante, secondo me, interessante. Il professore universitario in Latino America guadagna pochissimo e spesso anche ritardi forti nel pagamento dello stipendio, stati scioperi per esempio per stipendi che dopo 3-4 mesi non venivano pagati, no? E l'altra faccia della medaglia è questa, che gruppi di imprenditori europei che si apprestano a investire i loro denari in Latino America e ovviamente vogliono dei corsi di storia, di antropologia, no? Del luogo, perché sennò sfruttare senza troppi problemi, e ovviamente chi chiamano? Chiamano i docenti universitari, dando ad essi come pagamento delle lezioni qualcosa che è superiore allo stipendio che quello che guadagnerebbe in un mese, no? Cioè, per cui tu hai questa situazione di condizione di vita terribile. Il padrone dice, io te do 10 euro per fare lezioni, vai a dire a quello là, guarda che non ci devi andare, perché tu aiuti lo sfruttatore, ma io devo pagare a casa. Io ho l'impressione che, anche per noi, proprio per noi nuovi, io ho l'impressione che oggi questo è il pericolo. Grosso modo tutti hanno capito, no? Che Sharon è un boia, che Bush è quello che è. Che si può fare? Ecco, io ho l'impressione che veramente noi abbiamo questo vuoto delle forze politiche e quindi questo senso totale, non solo di scoramento, ma come, insomma, se... No, scoramento, io dicevo. No, io voglio dire, se... come spero, noi facciamo le fotocopie di quel libro di Togliatti su Gramsci, ce lo leggiamo, quello che ti distrugge è che tu vedi un altro mondo, vedi che per Togliatti è ovvio che fare politica vuol dire anche studiare, per lui è ovvio, oggi non ha senso, se il figlio ti chiede ma perché devo studiare? Fai conto che una studentessa di filosofia vada per i piani di studio, cioè allora guarda, per poter lavorare allora è meglio che tu fai quello. Lavora dove? E io ho l'impressione che questo sia, anche su noi si ripercuote poi il fatto che tutto sommato non puoi neanche giurare proprio che la persona quando dice certe cose ci crede, perché come fa a credere? E noi facciamo un discorso totalmente astratto, no? Però non ho capito perché ti meraviglia il fatto che uno... Cioè, è logico che... Io sono preoccupato, secondo me, se non succede qualche cosa nel giro di pochi mesi, noi ci disgreghiamo. Noi, no? Se non succede qualcosa... Qualche cosa che ridà fiato, che ridà carica, che ridà il senso che... siamo matti. Certamente appunto devi rispondere a quello che dice, beh, io devo lavorare. Io non ho capito bene il tuo intervento. Intanto vorrei una citazione di un che ho sentito con un chiave in un universo che è di inenarrabile violenza. E su questo io. È così poi. Quando poi ti sento parlare del capitale, io mi rivedo, diciamo, la stessa logica del capitale, no? Ecco, però che cosa c'è d'alternativo? Che cosa si può inserire? Perché poi io sono, diciamo, come indole così abbastanza pratico, anche se voglio trovare la soluzione, cioè voglio...